Buonasera a tutti i lettori e a tutte le lettrici di Vivi Casa Giove. Siamo con la dottoressa Espedita Fischer, direttrice editoriale della casa editrice Intento. Allora, dottoressa, come è nata la collaborazione con Ottavio Chiavaroli e come ha conosciuto Ottavio Chiavaroli? La segnalazione è arrivata da una nostra autrice, giornalista del Mattino di Napoli, Angela Rossi, autrice di un libro bellissimo sulla la prima intervista autobiografica del Capitano Ultimo, intitolato proprio Capitano Ultimo, la vera lotta alla mafia. Angela, nel corso della sua attività giornalistica, aveva incontrato Ottavio, aveva cercato Ottavio per scrivere un articolo su di lui, e allora durante la lavorazione del libro dedicato al Capitano Ultimo, chiacchierando, mi parlò di Ottavio e mi raccontò la sua storia. Io ovviamente rimasi molto colpita, ma devo dire che inizialmente ebbi alcune resistenze, anche perché non conoscevo Ottavio e, occupandomi di spiritualità, di misticismo, di fenomeni di questo tipo, ovviamente ho sempre un occhio molto coinvolto ma anche molto attento e parsimonioso, no? Quindi sono stata un po', devo dire la verità, l'ho tenuto in aspettativa quasi un anno e mezzo. L'ho monitorato da lontano, ho cercato, mi sono interrogata, ho interrogato, quindi ho fatto proprio il San Tommaso della situazione, finché non mi ha convinto, ho deciso di buttarmi e ho fatto bene. Belle parole, dottoressa. Dottoressa, un'altra domanda che io volevo porle. Lei è direttrice editoriale di questa casa editrice. I progetti di questa casa editrice, se lei continuerà ancora la ricerca di giovani autori e di autori che hanno una storia simile a quella di Ottavio? Allora, noi abbiamo 4 collane. Una di queste collane è dedicata proprio alle storie di vita, si chiama infatti Vite. Intento nasce all'interno del gruppo editoriale Lit, che è un grosso gruppo editoriale che ha 9 case editrici, tra cui marchi importanti come Castelvecchi, Elliot, Arcana. È l'ultima nata, ha 2 anni di vita e si occupa soltanto di spiritualità. E nasce, diciamo, è il prodotto anche del risultato dei miei 10 anni di ricerca. Io come autrice pubblico con Castelvecchi e i miei libri hanno un po' dato vita anche alla realtà di Intento, no? Perché a un certo punto del cammino mi sono resa conto di avere tanto materiale e tutto questo materiale umano, spirituale e letterario ha dato vita a Intento. Quindi ci sono 4 collane, dai classici dello spirito alle storie di vita. La collana Vite è appunto dedicata a uomini e donne. C'è proprio un sottotitolo che dice storie straordinarie vissute nell'ordinario, e direi che questo può essere anche un po' il sottotitolo della vita e della storia di Ottavio. Quindi sicuramente continuerò, anzi siamo solo all'inizio. Allora, dottoressa, un'ultima domanda. Quanti sono importanti questi giovani autori per far crescere l'editoria italiana? Guardi, io ho anche un'altra collana, in realtà c'è una quinta collana che si chiama proprio Dies Kids, che è uno spazio editoriale dedicato proprio ai giovanissimi, quindi addirittura noi abbiamo aperto ad autori tredicenni e quattordicenni, per cui cominciamo dai 13 ai 99 anni. Secondo noi è importante prima di tutto per mantenere in vita, e con la parola vita voglio esprimere proprio lo spirito, quello spirito di rinnovamento continuo, no? che è importante che ci sia in ogni lavoro. Quindi puntare, indipendentemente dal fatto se una persona sia un autore sia famoso o sconosciuto, ma stiamo registrando, vero? Sì. Oppure... Vabbè, diciamo. Quello che bisognerebbe tenere sempre a mente è il fatto che il valore di un libro è dato da un'idea, okay. E le idee non appartengono ad uno status, le idee non appartengono a un autore famoso o a un autore sconosciuto, le idee, come diceva De Filippo, sono nell'aria, appartengono a tutti. Lei ha detto una parola bellissima. Dottoressa, per concludere, un saluto ai lettori e alle lettrici di Vivi Casa Giove. Grazie a tutti e un grande bacio. Ringraziamo la dottoressa Espedita Fischer.